signori. Belli. Eric, che onore, che onore. Guarda, rimane anche lei per te. Che belli. Allora, ma posso... che? Ma con una cartellina? Sì, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. No, cioè. Ho detto 3? Ho detto 3, allora tutto a posto. No, voglio salutare il pubblico, ringraziare la macchina organizzativa che mi ha voluto qui. Michele, Arianna, Edi, quindi guarda, Ciampoli. No, no, io non te volevo. Mi dissocio. Posso dire una qua. Cosa, però? Allora, la ginestra, Angelillo, Ciampoli, Bagnato. Questa è la dimostrazione che con cognomi diversi si può andare ugualmente d'accordo. Questa. No, siccome. Allora, siccome ho visto, diciamo, dei momenti fantastici, io vi invito a prendere posizione. Qual è la posizione? Perché qui ho il maxi schermo, io vi voglio interrogare con il quiz show. Parte il quiz show, grandissimo, insomma, ringrazio la macchina organizzativa. Parto con una domanda di sport. Allora, qual è tra questi lo sport più completo? Coinvolgo anche il pubblico, anche gli amici a casa. Attenzione per Michele. Allora, qual è tra questi lo sport più completo? A, il nuot. B, la palla V. C, la scherma. Attenzione Michele, o di il calcio. Ti sa il calcio, mentisco il calcio. Bravissimo, bravissimo, grandissimo. Grande Micheluccio. Allora, cambiamo argomento, possiamo partire con la seconda domanda. Allora vorrei coinvolgere Arianna, poi ce n'è per tutti. Okay. Allora, Ari, guardami. Sì. Quale tra queste canzoni di Fausto Leali venne donata a Dani Ani? A chi? Bravissima, a chi? A chi? Grande, grande. Ragazzi, cioè, stupendo, trovo in relazzuccio così. Allora, prima del gran finale con Edi, io raggiungo questa posizione perché adesso gli amici a casa in studio noteranno delle differenze. Possiamo partire con le 10 differenze. Abbiamo un'immagine, prima immagine, seconda immagine. Ci sono io in tenuta da tennista, può partire la prima immagine, ma aguzzate la vista perché dovrete scovare nella seconda immagine le 10 differenze. Attenzione, prima immagine. Ci sono io, vedete, con una racchetta a tennis, una palla, chi pensa che sia un fotomontaggio intanto? No, benissimo, allora, ci sono io che gioco a tennis, capigliatura, polo blu, pantaloncini, tra poco apparirà un'altra immagine. Amici a casa e in studio dovrete scovare le 10 differenze. Aguzzate la vista, vai con la seconda immagine. A più tardi con le soluzioni. Bene, adesso l'ultima. Concludo con il che cosa manca. Prima immagine, quindi vedremo un uomo impegnato in questa salita, controllati i dettagli, lui sta guidando il modello della macchina, magari il colore, un praticello lì, guardate anche, magari, vedi, magari c'è anche una ginestruccia lì. Prossima immagine, dovrete scovare che cosa manca, quindi aguzzate la vista, vai, cosa manca? La benzina, perché so. Allora, sono pronto, però adesso c'è un momento di alta scuola, perché io vorrei coinvolgere in un gioco di mentalismo. Edi, io sono onorato di essere qui, grandissimo, tutti quanti insieme. Non ci siamo messi d'accordo, è il piacere di vederla, di salutarla, ma non ci siamo messi d'accordo. Mazzo di carte francese. Dimmi una carta che magari ti è simpatica dal mazzo di carte francese. Non ci siamo messi d'accordo, puoi confermarlo, Edi? No, assolutamente. Prego. Donna di cuori. Donna di cuori? Tu hai detto donna di cuori, non ci siamo messi d'accordo. Ho questa previsione, la faccio vedere agli amici a casa. Ripetilo, che cosa hai detto? Donna di cuori. E io dalla busta estraggo un jolly che vale per tutto, quindi anche per la donna di cuori. Benissimo. Massimo Bagnato! Tu sei un pallonaro. Tu sei il pallonaro. Grazie, sì. Perché che cos'è? Il pallonaro è un libro intanto scritto interamente in maiuscolo, numeri compresi, quindi anche l'1, il 2, il 3, il 4, sono tutti, i numeri sono maiuscoli, vabbè, tutto in maiuscolo. Poi c'è gente che mi dice, compro il tuo libro tutti i giorni e mi trovo sempre bene, lo compro tutti i giorni. E poi questo libro diventerà un musical, un film, uno spettacolo teatrale e un vino, quindi insomma diventerà anche un vino. Massimo Bagnato, grazie di essere stato con noi. Lo sai che mi dispiace solo una cosa? Le tue scarpe, perché tu balli in tip top. È vero, su questa musica non puoi esimerti dal ballare un tip top che non c'entra niente. Noi ci vediamo la prossima volta, grazie a Angelillo.